Enonews, Gerardo Fabretti con Nicola Zappalà, artista. Ci troviamo nella sala stampa dell'Assostampa delle Ciminiere per la conferenza stampa di Q-Clops, una mostra di pittura, di installazioni, di scultura organizzata e sponsorizzata da Murgo nelle sue cantine di Zafferana. Il sottotitolo della mostra è Vedere l'intero, e quindi in qualche maniera lei mi raccontava vedersi nell'interezza della propria vita, nel proprio cammino, e lei è quello che ha rappresentato nella sua raccolta, nella sua esposizione. Ce lo può raccontare? Allora io in questo caso, cioè, non mi sono attenuto ad un progetto, ma ho voluto raccontare un percorso di vita, cioè tutto quello che potrebbe essere il mio percorso di vita da 20 anni a questa parte, con delle campionature di evoluzione da questo punto di vista. E quindi noi possiamo vedere, c'è la rappresentazione dell'idea stessa, però rappresentata anche con tecniche diverse, perché all'interno della mostra, cioè, noi possiamo vedere da quello che è l'interpretazione di un pensiero surrealista, che poi surrealista non è, cioè, c'è un po' degli appigli di transavanguardia, cioè si guarda un po' gli artisti della transavanguardia, ma neanche quello, cioè, sono discorsi che poi magari vengono elaborati all'interno per arrivare in altri posti. Io ho preso delle campionature di queste, delle evoluzioni di lavoro che poi mi hanno portato cioè, agli ultimi lavori che ho portato anche lì, quindi ho fatto tutto un percorso di lavori fatti in 20 anni, cioè, che non vuole essere una retrospettiva, ma appunto nel tema stesso dell'introspezione, cioè di cercarsi dentro, cioè, va ad identificarsi con l'interesse della vita stessa. Quindi vedere l'intero in qualche maniera, vedersi per E intero nelle varie fasi della vedersi propria vita. dentro, cioè, come un fatto meditativo, come un fatto di evoluzione, di crescita e di... Cioè, io non mi copio poi per certi versi, io ho questa evoluzione che va all'essere diverso, un po' come Francesco Guccini quando diceva io sono sempre lo stesso, sempre diverso, cioè, quindi io vorrei un po' mantenermi su questa situazione che non mi porti a copiarmi per tutta la vita perché sarebbe una cosa squallida. Quindi questo è vedersi intero per me, è vedere un'evoluzione, cioè cercare di vedere un po' il futuro, magari pensarlo da un punto di vista progettuale, magari non attuarlo, ma averlo pensato, cioè, già per me è in concreto Un qualcosa. Cioè, traguardo. sì, un bel traguardo. Cioè, io non so quello che farò domani, non so quello che sto facendo adesso, io so soltanto che sto facendo delle cose di cui posso essere contento, non posso essere contento, però l'importante è averle pensate e averle fatte.